dalla città di Haifa, dal biblico Monte Carmelo, una lettera aperta a tutti i sacerdoti del mondo. È iniziativa spontanea delle figlie di Santa Teresa di Gesù, che presenti in Terra Santa, in quattro monasteri carmelitani, a Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e Haifa, hanno voluto esprimere il loro rinnovato impegno, all'inizio di quest'anno sacerdotale, a offrire la propria implorazione per la santità dei presbiteri, una missione affidata loro, quattro secoli fa, dalla stessa Santa Teresa di Gesù. La preghiera per la Chiesa, in particolare per i sacerdoti, secondo gli scritti di Santa Teresa di Gesù, nostra madre, fa parte della nostra vocazione di carmelitane. E la Santa Teresina dice: sono venuta al Carmelo a pregare per i sacerdoti, eco fedele di quello che Santa Teresa di Gesù diceva. Quindi per noi è stata una grande gioia quando il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto quest'anno sacerdotale. E così a una sorella che non è qui presente è venuto in mente di dire: ma facciamo una lettera aperta per i sacerdoti. E l'ha scritta, l'abbiamo presentata anche agli altri Carmeli e poco a poco abbiamo fatto le varie traduzioni. Poi c'è stato un piccolo sbaglio, abbiamo mandato ai padri carmelitani questa lettera e i padri carmelitani l'hanno fatta rimbalzare a Zeni dicendo: le carmelitane di Haifa hanno mandato una lettera ai carmelitani. Abbiamo detto: no, assolutamente, è una lettera aperta di tutte le carmelitane di Terra Santa e perché no del mondo intero ai sacerdoti del mondo intero. E l'abbiamo detto a Zenite, che si è dato da fare, spero, per rettificare questo, perché per noi è molto importante. È molto difficile sottolineare qualche punto particolare in questa lettera perché personalmente la ritengo molto bella, piena e intensa. Per esempio, vi leggo un passaggio. Cari sacerdoti, voi accompagnate la vita dell'uomo dalla sua nascita fino al momento in cui si addormenta nell'abbraccio affettuoso del Padre. Voi siete presenti ogni giorno, offrendoci il pane e spiegandoci le scritture. Voi ci siete come ministri della misericordia, come padri e fratelli per mostrarci lo spazio aperto dove Dio scrive la nostra storia. Voi siete come la sentinella che ci fa sperare l'aurora quando è notte. Siete voi che ci fate riconoscere il pozzo di acqua fresca in mezzo al deserto. Voi siete presenti quando facciamo la nostra consacrazione davanti alla comunità ecclesiale per presentare al Dio uno e trino l'offerta della nostra vita. Cari sacerdoti, non ci sono parole per esprimere degnamente la nostra gratitudine per quello che dobbiamo a ciascuno di voi. In questo anno sacerdotale cerco di pregare di più per i sacerdoti, che è la nostra vocazione. Abbiamo tutta una tradizione di non soltanto di preghiera per loro, anche della fraternità spirituale che ha vissuto nostra Santa Madre con i sacerdoti della sua epoca e dopo anche la piccola Teresa, no? Con i due fratelli spirituali che aveva. Todas ocupadas en oración por los que son defendedores de la Iglesia. Tutte occupate nella preghiera per tutti quelli che sono i difensori della Chiesa, che nel linguaggio di Teresa sono i sacerdoti. Queste sono le parole di Teresa, nostra Santa Madre, che risuonano nel nostro cuore e ci animano ogni giorno nella preghiera. A noi, carmelitane di Terra Santa, ma anche a tutte le carmelitane del mondo.